Allora adesso Renzi ha un grosso vantaggio, non è un merito, perché l'anagrafe non è un merito, non è un merito suo se è nato 38 anni fa, a differenza degli altri che sono nati prima. Non è un merito, è un vantaggio, oggettivamente, non far parte di quel caravanserraglio del quale noi non ci fidiamo, perché da 20 anni ci dice faremo, non fa. Lui certamente per ora non può sentirsi rifacciare quello che si sentono rifacciare tutti gli altri politici italiani, cioè dove eri tu, cosa hai fatto tu, perché non hai fatto questo, perché non hai fatto quello, perché hai fatto invece quell'altro, perché non hai fatto il conflitto di interessi, perché non hai fatto la legge antitrust, perché non hai fatto la corruzione, perché non hai fatto la legge contro gli evasori, perché non hai fatto questa legge. C'era il presidente della provincia, faceva sindaco e quindi faceva Stato. E questo per lui è un grosso vantaggio. Lui è nuovo al mestiere della politica e giustamente ci marcia. Quindi non è così poco credibile come gli altri quando dice farò questo, farò questo, farò quell'altro, perché nessuno l'ha mai provato e quindi nessuno può dire se è un cazzaro, un giardo, un parolaio o è invece una persona seria che mantiene gli impegni e che prende soltanto gli impegni che può mantenere. Però quanto dura questa giusta attesa e questa anche comprensibile aspettativa e speranza che ci resti? Io molto spesso vengo contestato da persone che dicono non ci va mai bene nessuno, ma adesso siete le di chi Renzi. Ma io cerco di non criticarlo in quanto Renzi, perché a me Renzi personalmente non ha fatto niente di male, gli altri sì ci hanno fatto tanto di male, ma Renzi non ci ha fatto niente ancora di male, nemmeno di bene. Quindi io non ce l'ho con Renzi, non ho nessun motivo per avercela con Renzi, perché a me dei danni non me ne fatti, non sono nemmeno fiorentino, non sono nemmeno della provincia di Firenze, quindi non è che mi posso lamentare della sua breve esperienza amministrativa. Io penso che sia giusto aspettarlo al varco e giudicarlo per le cose che fa. Quando ha vinto le primarie, io sono stato contento, non perché io sia del PD, perché niente, mi fa partito, non è che posso, mi appassiono le vicende interne di questo o di quel partito, dato che il PD è il partito più grosso che c'è in Italia, il fatto che alla guida del PD ci sia Renzi al posto di una delle vecchie muffe, delle vecchie pantegane, è meglio, sicuramente meglio. Cioè, è meglio che ci sia Renzi, perché Sani ha delle responsabilità, è molto simpatico, ha delle responsabilità, è diventato molto simpatico dopo l'Ictus, tutti si sono stretti intorno a lui, e dice, no, Sani, anche lui segretario, ministro, presidente della regione in cui ci troviamo, insomma, fa delle cose, quindi fa parte di quella classe politica che ha grandi mancanze politiche. Se no, sono stato contento anche perché sono da più di anni. È chiaro che era una roba di transizione, appunto, potrebbe essere guidata da un ectoplasma, non si capiva che cosa voleva, eccetera. Oh, è giovane, ha voglia, ambizioso, è veloce, decide. Insomma, rispetto a Letta, per esempio, Letta, per esempio, vivo come no, Renzi, una specie di più vecchio di suo zio, era il governo Carazzante, era un governo di salme, il governo Letta non faceva assolutamente niente. Esisteva giusto per stare in piedi, tirava a campare, era un Andreotti senza l'intelligenza di Andreotti.